Ciao a tutti, sono The Gamer ed eccoci in un nuovo video. Allora, oggi per tutti i nuovi lettori manga voglio consigliare dei manga brevi di un certo genere che possono piacere. Allora, intanto andiamo nella mia cartella, appunto, guardate che bello sfondo, dove tengo i manga consigliati. Allora, vediamo un po'. Ecco, c'è Jaco, The Galactic Patrolman, cioè il pattugliatore galattico, che è la storia di un poliziotto galattico, appunto, che scende sulla Terra. È di genere comico, soprattutto azione, avventura, poco, soprattutto comico, perché appunto è un'opera di Akira Toriyama. È solo un volume, quindi l'ho finito subito. Poi c'è anche edizione limitata, perché per i collezionisti, poi chi lo vuole lo prenda. Poi c'è Astro Boy, che per lo più è un genere di fantascienza. In sostanza un dottor che è un'opera di Osamu Tezuka, cioè il dio del manga, proprio una persona importante, per questo lo consiglio. In sostanza è la storia di un dottore, una specie di uno scienziato, possiamo dire, che in un esperimento, non mi ricordo come, un incidente, il figlio gli muore. Allora decide di creare un androide uguale al figlio, tale e quale al figlio. Quasi dimenticavo. Per Jaco the Galactic Patrolman c'è anche una scorciatoia, perché non piacesse proprio quel manga. C'è Dr. Slump, mostrano facendo la Perfect Edition, che saranno solo 15 volumi, quindi c'è quella alternativa. Poi c'è Evangelion, che se non sbaglio è un manga da 3 a 6 volumi circa, ed è un genere più di mecha, robot, che piacciono i robottoni, trasformazioni, eccetera, eccetera. Ora non ricordo la trama, comunque in caso andate a vedere su Wikipedia, è abbastanza interessante pure quello, quindi lo consiglio. Poi c'è Akira, è un genere di apocalisse, sono volumi grandi così, che costano 9 euro l'uno, però sono 6 volumi, ma ne vale la pena, perché parla molto di umanità, perché vive molto appunto l'umanità, cioè come viviamo veramente, cos'è, com'è, eccetera, eccetera, insomma. Comunque parla di fattori umani, veri e propri, come ad esempio la voglia di avere sempre di più, e l'invidia, tutte cose significative. Poi c'è Mila e Shiro, che è un genere sportivo, che appunto sono due ragazze che stanno in una squadra di pallavolo. Comunque è un vecchio manga molto consigliato, ora non ricordo bene i volumi, comunque sono di sicuro sotto i 15, quindi fate quello che volete. Allora, io vi ho consigliato questi manga dei generi più famosi, quindi vi consiglio questi, che sono brevi e buoni. Allo sport vi ho consigliato gli Avengers, il più famoso, solo che là sono 50 volumi, quindi per i collezionisti al massimo un po' più grossisti, che tengono più volumi, che possono permettersi di più, hanno una collezione più grande, può darsi, ma penso che ce l'abbiano già. Allora, questo è il nuovo video di The Gamer. Ciao!